E rieccoci Luigi. La Cosa ricetta, diciamo a Ciro? Che la diceva io ho 70 ricetta della anni, quando è che Champions. rivedo Ebbene, una coppa? Una coppa quella io fatta, sai, con le no? grandi orecchie. Certamente non è semplice, nessuna squadra, neanche i top clubs europei, hanno la certezza di vincerla perché incidono tanti fattori, anche la fortuna, il caso. Certamente, ecco, se io dovessi esprimere un giudizio, dico quest'anno sulla carta, ma chi vince sulla carta poi non è detto che vinca sul campo, chi entra Papa poi magari esce cardinale dal Cardinale. conclave. Noi siamo un tantino inferiori rispetto a Barcellona, Real, Bayern, ma questo sulla carta. Poi chiaramente i pronostici possono, come dire, catapultarsi. Non so, e nessuno può saperlo, se quest'anno sarà, l'anno giusto per la Juventus. Sta di fatto però che sono ottimista se consideriamo, la programmazione che la società sta facendo. Il problema non è vincere. Certo, magari la vincessimo subito, però il problema, l'aspetto positivo è che noi stiamo programmando, perché anche per l'anno prossimo la società ha le idee chiare, sta cercando già ora in sede di mercato di colmare quei gap, di colmare quelle falle che magari ci sono anche a centrocampo e quindi con un'ottima programmazione, una programmazione mirata e con i giusti innesti, noi potenzieremo una squadra che ora per me è solo un tantinello al di sotto dei grossi club. D'altronde, non dimentichiamoci che l'anno scorso la Juventus con il Bayern di Monaco, con una squadra mutilata, senza Marchisio e senza Khedira e senza, pardon, Dybala, ha fronteggiato il Bayern, Senza Chiellini Chiellini, anche. ha fronteggiato il Bayern, ha giocato alla pari del No, Bayern. l'ha messo Poi, sotto, ha no, perso l'errore, 70 minuti. probabilmente, no, dico probabilmente, Poi. ne, parlavo nei due match, no? L'andata, Sì, nei primi sì. 60 minuti siamo stati proprio compressi. Poi nel return match c'è stato il capovolgimento. C'è stato un arbitraggio In tutte e particolare, in tutte e due, due le gare. per cui voglio dire, se non ci fosse stata quell'ingenuità di Evra, ora noi staremmo a parlare di un'altra storia, per cui dico la Champions non deve essere un tabù, deve essere un obiettivo alla portata della Juventus e comunque Champions o non Champions, la Juventus è una grossa squadra a livello internazionale che mi pare quinta nel ranking europeo. Quando poi sento dire gli amici intertristi prescritti cartonati che parlano di questo triplete, 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 non mi sembra l'Inter, il Real Madrid che ha vinto 11 Champions League, 11 Coppe dei Campioni. Ma adesso con Per Pioli cui, vedrai, ecco, con Pioli appunto. secondo me rischiano di vincere almeno 70 campionati uno dietro l'altro. Quindi voglio dire, siamo una certezza europea, con qualche innesto a centrocampo, ma parlo di uno o due innesti determinanti, fondamentali. Questa squadra certamente dirà la sua, come già lo sta dicendo. È una squadra che ha aperto un ciclo. Questo è importante, è una squadra che vince 5 scudetti consecutivi, che in Europa ha un ruolo di rilievo, vuol dire aver seminato. In questo senso non ci dovrà essere neanche l'ossessione della Champions. Cioè noi siamo una realtà Tu hai usato europea. un termine, Luigi, ossessione Champions. Per molti Sì, lo è perché manca da troppo tempo e a casa il pensiero di molti è: ma allora Higuain 90 milioni e poi abbiamo preso Pjanic, abbiamo preso Dani Alves e sappiamo qual è l'obiettivo, perché è vero che il sesto scudetto che sarebbe storico, però l'abbiamo detto in più di però un'occasione, è anche. chiaro che sia un obiettivo Champions anche accanto a quello del Ma campionato, io dai. dico forse la società e lo stesso Allegri per non creare troppe tensioni e aspettative fuori luogo e pericolose, dicono in Champions andiamo avanti e basta, pensiamo ad andare avanti, proprio per non cercare, come dire, di enfatizzare troppo e di creare troppe tensioni. È chiaro che la squadra, la società pensa alla Champions e d'altronde la stessa politica in chiave di mercato mirata, quello che si sta programmando, la dice lunga. Però, ripeto, anche per me è un sogno la Champions, anche io soffro, no? Tu ti riferisci
alla programmazione in chiave di mercato per i nomi, tra l'altro, giovani che abbiamo fatto per la fine questa stagione, l'anno prossimo. Non è solo il comprare, come programmazione la società non si accontenta di quello che ha, cioè riesce a pianificare una serie di scelte e gode di un parco di giocatori che magari non entreranno immediatamente nella squadra, nella rosa, ma negli anni successivi, ma ha una ragnatela, tra virgolette, tale di giocatori, di situazioni, di nomi che la rendono protagonista.